me. Credeva di poter tranquillamente usare la lettiera. Oh, mi è riuscito benissimo. Alla grande, sono il re degli scherzi. Spero solo che mamma Oca non lo scopra. Parlerò solo in presenza del mio avvocato. Dimmi, com'è potuto? Ma come hai potuto spaventare il dovio guardia così? Tu pensi che io, cioè, mi accusi di aver fatto io? No, io non ho fatto niente, cioè, non lo farei mai, no, mai! Oh. Beh, che risate! Oh, i gatti sono così buffi! Ah, certa gente non ha senso dell'umorismo. Come mai sono fuori? Ok, come vuoi. Sai che me ne importa? Niente. Su, Attila, non voleva spaventarti, su. Sì, che voleva. Sì, è vero, hai ragione. Vorrei che una volta potesse provare come si sta a essere un gatto. Ah, che spasso! La faccia di Attila, da morir da ridere. A proposito di morire. Muovo le gambe, ma il paesaggio è sempre lo stesso. Ciao, Grimby. Ciao, Thor, ciao, Scrang, che bello vedervi. Come tardi, scappo dal pedicure, ciao. Tu non vai da nessuna parte. Eccetto forse all'ospedale veterinario. Ehi, diamogli una bella suonata. Una suonata? Come sarebbe una suonata? Non potete farlo. Perché no? Perché no? Perché no? Beh, per via del codice della razza canina. Il cosa? Il codice di noi cani. La legge non scritta che lega ciascuno di noi a tutti gli altri cani. È il codice della razza canina che rende tutti i cani del mondo semplici strumenti per il miglioramento comune. Non importa di che razza sei, che tu sia un alano, un terrier o un levriero afgano, dedicherai la vita al benessere comune di chiunque ha quattro zampe e fa arf, arf. Prendiamo gli afflitti, prendiamo i poveri, prendiamo i Doberman Pinscher, prendiamo i Chihuahua. Allo stesso modo dirò a tutti i cani, ai Pointer e ai Pechinesi, potete essere pulciosi, potete avere la rabbia, potete anche essere senza casa, ma se siete dei cani come me, allora siamo veramente come fratelli. Questo è il discorso più bello e nobile che io abbia mai sentito. Non picchierò mai più un altro cane in vita mia. L'hanno bruciato. Sono avanti, fratelli, con il codice della razza canina nelle case, nei cortili e dovunque vi siano cani. Anch'io farò altrettanto. Ciao, eh? Ha funzionato. E ora sono salvo. Posso pensare a divertirmi un po'. Siamo alla partenza delle mille miglia di Indianapolis. Le macchine sono tutte allineate in attesa del verde. E che succede ora? La folla impazzisce. C'è una vettura che si schiera all'ultimo momento. Una piccola Formula 1 di colore giallo. Si mette in posizione in attesa del verde. Ecco il verde. Partite! Brum brum! La piccola Formula 1 gialla esce dal gruppo. Brum brum brum! Evita un avversario. Le buche sulla pista. Le macchie d'olio e delle altre buche. C'è un'altra macchia d'olio e un'altra buca e due macchie d'olio. E ora c'è una buca piena d'olio. Brum 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 brum! Oh, che trombettata! In un istante è di nuovo in pista e fila a tutto gas.
supera un avversario dopo l'altro, tre in un colpo solo, un altro, e adesso in testa, stacca gli avversari, niente può fermarlo ora, niente può fermarlo, oh no! Una vecchietta in mezzo alla pista, la Formula 1 gialla tenta di fermarsi in tempo! Oh no, devo registrare i freni. Questa me la pagherai, cagnaccio. Oh no, ho investito una strega. Fra tanti passanti dovevo investire proprio lei, povero me. Non sono un cane, sono una Formula 1 gialla. Visto? Quindi non sei contento di essere un cane, giusto? Allora non sarei più un cane. Adesso ti trasformerò nella cosa a questo mondo che tu odi di più. Oh no, mi trasformerai in un piatto di zuppa di cavoli, che schifo! Ah, voglio trasformarti in un bel gatto! In un gatto? Oh, peggio ancora! Che formicolio! Chissà come ti divertirai a essere un gatto per il resto della tua vita! Trasformato in un gatto, ah, è la cosa più ridicola che abbia mai sentito. Quella vecchia non ha tutti i venerdì. Io in un gatto, ah, è miau. Oh, ma non ero io. Io non miagolo mai. Era uno starnuto, già, uno starnuto, sì. Sembrava un miagolio, ma era solo uno starnuto. Che idea stupida, io trasformato in un gatto. È assurdo, è ridicolo, Cos'è questo rumore? Da dove viene fuori? Ma viene fuori da me, Sto ronfando! Oh no, sono un gatto! Qualcuno mi aiuti! Sono diventato un gatto! Miau! Miau! Oh no, sono stato io! Miau! Miau! Oh no, aiuto! Aiuto! È incredibile! È incredibile! Non posso essere un gatto! Non posso! Miau! Facendo! Stavo per mangiare un topo! Stavo per mangiarlo! Ah, del cibo vero! Ehi, Gremi! Come mai mangi il cibo per gatti di Attila? Mi hanno avvelenato! Oh, che schifezza! Ecco perché i gatti mangiano i topi, qualunque cosa è meglio di quella roba! Attila, devi aiutarmi! Penso di essere diventato un gatto! Ah, mi si allungano le unghie, ho il pelo lungo ed ispido, ho la voce più alta e stridula! Sto trasformandomi o in un gatto o in un mutante! Cosa puoi dirmi a riguardo? Wow, wow! Molto divertente! Gremi si comporta in un modo molto strano, ma... È specchio magico che tutto vede! Al mio povero Gremi che cosa succede? Oh, sei tu. Cosa c'è che non va nel mio caro cagnolino oggi? Il tuo caro cagnolino si crede il tuo pussi pussi gatto. Una strega gli ha fatto la malia. Una strega gli ha fatto cosa? Dunque sono un gatto. Ok, farò del mio meglio, mangerò cibo per gatti, inseguirò i gomitoli per il salotto, forse poi non è così male, almeno dormirò 20 ore al dì e dovrò imparare a usare la lettiera. È divertente. Angela! Dimmi dov'è il mio povero Gremi? È uscito di corsa verso la città urlando. E come si comportava? Direi che si comportava come me. Oh, che guaio! Specchio, dimmi senza bugia! Dimmi che la strega che Gremi ha fatto la malia, dammi il suo telefono presto! Scusa, ma perché mi hai preso per le informazioni agli abbonati? Specchio, sto dicendo, sul serio! Oh, aspetti. 555-9191. Oh, meno male che l'ho trovata in casa. Ma io non sono a casa. Ho il telefono cellulare da scopa. Dice che il suo cane si crede un gatto. Eh già, per via di un incantesimo fatto da lei. Ah, ma quello non funziona mai.
mi dia il suo indirizzo e io vi farò un salto, così le spiegherò tutto. Non è divertente essere un gatto? Beh, se devo essere un gatto, è meglio che migliori i miei miau, miau. Miau! Miau! Ehi, Thor, sta arrivando di nuovo Grimmy. Gli dai una suonata? No, io non picchio più i cani. Ricordati il codice della razza canina. Miau, 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 miau. Questo era buono. Miau! Seguiamolo, voglio vederci chiaro. Miau, 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 miau. Vieni, penso che dopo tutto gli daremo quella suonata. Spero di avere nuove vite. Ehi, ma che aspetto? Sono un gatto, ho un ottimo senso dell'equilibrio. Uccello, sciò, sciò, mamma, via, via. Andate via, io sono un gatto, avete capito? Un gatto, miau, 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 miagolo, miau. Andate, andate via, via, via. Vamos, vamos, andate via, via, andatevene, presto, presto, via, via, uccelli, via. Oh, spero di cadere in piedi. Sono ancora vivo, ma non per molto. Rispondi a una sola domanda. Sei un cane oppure un gatto? Sono un gatto, gatto. Sì, è vero, sono un gatto, gatto. Come le dicevo, l'incantesimo cane gatto non funziona mai. Vuol dire che è frutto della sua immaginazione? Oh, è solo una cosa che dico per spaventare i cani quando mi investono per strada. Ebbene, dobbiamo trovare Grimmy e convincerlo che è un cane. È giusto, Attila? Tutto quello che vuoi, basta che torniamo giù. Facciamola finita, picchiatemi a morte, sono un gatto, voi siete cani, facciamola finita! È un gatto, Thor, avanti, perché non lo massacri? Ah, a me sembra sempre un cane, tu massacralo! Ah, io no, no, fallo tu! Lasciate in pace il mio figlio, cagnacci! Ora ci penso io, li trasformerò in due polli! Noi in polli! Ma eri... Non fare così! Non siamo qua, qua, qua polli! Ho salvato la mia vita di gatto! Tu non sei un gatto, sei un cane! Mi ha trasformato in un gatto! Io non ti ho cambiato! Come non ho cambiato quei due? Io vi ho fatto solo credere che... Aspetti! Pisci, 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 bau, bau, miau, miau, pisci, 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 bau, 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 miau, 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 pisci, 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 bau. E va bene, adesso mi trasformo di nuovo in un cane. Alka-Seltzer è un po' di jazz. Io mi sento di nuovo un cane. Arr, arr, esatto, sono tornato un cane. Ebbene, Grimmy, ora sai cosa si prova a essere un gatto. Ah, sicuro, e spero che in futuro sarai più gentile col povero Attila. Attila! Sono stato nei tuoi panni e colgo questa occasione per dirti... Ora è tornato tutto alla normalità. Già, tutto è tornato alla normalità.